Esordio stagionale per la Turris formato Serie C. 3-3 il risultato dell'amichevole contro la Roma Primavera, disputata in un Amerigo Liguori ancora vuoto a causa dell'ormai nota problematica relativa al coronavirus. Partenza a mille per la squadra di Alberto De Rossi, che sblocca il risultato al settimo con Providence e raddoppia al sedicesimo con Tal. La squadra corallina accorcia le distanze al 26esimo con il capitano Fabio Longo, che riaccende il match alla metà della prima frazione. La partita è ricca di spunti agonistici e di continue emozioni, così arrivano anche il terzo gol dei capitolini con Milanese al 33esimo e l'autorete di Buttaro a pochi istanti dal duplice fischio dell'intervallo. Un episodio che ridà vita alle speranze dei ragazzi di Franco Fabiano, che riacciuffano il pareggio grazie alla marcatura dal dischetto di Persano all'84esimo. Risultato che fa emergere, nonostante si tratti di un'amichevole pre-season, ancora alcuni aspetti su cui lavorare in vista della stagione che vedrà la Turris ritornare nel professionismo dopo 19 anni di attesa. Tuttavia, resta la prestazione confortante contro una delle giovanili più forti del panorama nazionale.